Questa è Joshua, siamo ancora qua a Centona e questo è il secondo aspetto del nostro allenamento dolce, ok? Dove teniamo le mani sulla anca, ok? Proprio sul lato dell'anca, gomiti dietro, spalle dietro, petto fuori, ok? Alziamo una dita. E andiamo semplicemente avanti e dietro così, tirando le mani avanti e dietro verso l'anca, guardando in avanti, e io sto tirando su mio alluce, non il ginocchio. Ok, questa è posizione 1. Ok, dopo seconda posizione, mani sul lato, guardando in avanti, giro i piedi e provo di beccare il mio mano con il ginocchio, ok, tenendo quanto possibile le mani fermi, ok. Quando vado di qua devo tirare indietro la spalla, ok. Quando vado di qua altrimenti giro, e allora devo tenere indietro questa. Bene. Ok, adesso puntiamo fuori con i piedi, mani vanno sul lato e vado a incrociare adesso, con la mano, piedi fuori e la mano che va a cercarla. Io guardo sempre in avanti. Bene, adesso facciamo un tocco al tallone, che è quello che vogliamo guardare in avanti, quello che vogliamo stare attento qua è che il ginocchio va dietro, non devi andare dietro tanto, ma devi andare indietro, non vogliamo fare questa, dove vedi come il ginocchio si va in avanti. Vedi come il ginocchio viene in avanti. Questo è pelicano, non facciamo pelicano. Vogliamo andare indietro, indietro con il ginocchio. Più o di meno, la direzione è quella. Bravi. Ok? E adesso provi di tirare su il mignolo verso la mano. Ok? Chi riesce ad arrivare va bene, ma non è importante di arrivare. Quanto? O meno di mirare il mignolo verso la mano. Vogliamo stare attento anche qua per rotazione, non vogliamo questo ginocchio vieni su, il ginocchio che vieni su si riesce meglio se vieni su bene, ok. Dopo l'alluce tocchiamo, facciamo che l'alluce vieni su bene. Se non riesce va bene anche a questo livello, però pensando di tirare su il ginocchio, il mignolo, scusate, l'alluce per toccare la mano. Ok, molto bene. Qual è la fine per il nostro secondo aspetto dell'allenamento?